Salve a tutti, oggi vi parlo di Chip e Chop, agenti speciali, film del 2022 diretto da Akiva Schaffer e sceneggiato da Dan Gregor e Doug Mand. C'era una volta un genio che continua a fare film ancora oggi, tra l'altro, e di questo siamo contenti, un genio che ha compiuto da poco 70 anni e gli inauguriamo altri 100 perché davvero gli vogliamo un bene incommensurabile. Un genio che alla fine degli anni Ottanta ridiede lustro all'intero cinema d'animazione che all'epoca in effetti non se la stava passando così bene, almeno a Hollywood, e lo fece attraverso un film rivoluzionario, sia dal punto di vista tecnico, perché era un film che faceva interagire i cartoni animati con interpreti in carne e ossa a dei livelli di inventiva e di vertigine verso cui nessuno si era sospinto fino ad allora, nemmeno la Disney, che in effetti aveva già sperimentato più volte su quel versante, e infatti la stessa Disney partecipò alla realizzazione di quel film con la sua Touchstone, unendosi in quel caso alla Amblin di Steven Spielberg. Ma anche sul piano narrativo si trattava di un film assolutamente spiazzante, un film ambientato in questa Hollywood impregnata di toni noir, dove appunto i personaggi dei cartoon, oltre a convivere con le persone del mondo fisico, come se niente fosse, erano anch'essi dei divi che recitavano come star nei propri film al pari degli attori umani, ma non solo, perché anche i cartoni, una volta fuori dal set, fuori dalle riprese, mostravano una loro umanità, mostravano di avere una loro vita, dei sentimenti, dei turbamenti. Chi l'avrebbe mai immaginato? E poi questa idea di una Hollywood interrazziale, possiamo dire, sfruttata in un modo che lasciava bocca aperta. Quel film, l'avrete capito sicuramente, era chi ha incastrato Roger Rabbit, e quel genio era Robert Zemeckis. Ma in realtà successivamente sarebbe anche arrivato Looney Tunes Back in Action, firmato da Joe Dante, che a sua volta rispolverava nei primi anni 2000 quel bizzarro melting pot alla Zemeckis tra umani e cartoni, sempre inserito nel contesto di uno studio system che anche in quel caso era ridicolizzato nei suoi aspetti più grotteschi e disfunzionali. Space Jam effettivamente non l'ho citato, perché i Looney Tunes di Space Jam non erano degli attori di se stessi, ma proprio loro stessi, il che era ben diverso appunto e forse anche molto meno stimolante rispetto appunto alla concezione divistica dei personaggi animati proposta all'epoca da Zemeckis, in un'ottica che mescolava il François Truffaut di Effetto Notte con i tanti film sui retroscena anche oscuri della fabbrica dei sogni hollywoodiana. E questa linea, questo iter che partì con Roger Rabbit e proseguì con Looney Tunes Back in Action, ebbene ora trova un'ulteriore prosecuzione simbolica in questo film di cui vi parlo oggi, questo film con Chip e Chop, che da noi in realtà sono Chip e Chop, ma in originale si chiamano Chip and Dale, sono i due scoiattolini di casa Disney che facevano impazzire Paperino in alcuni storici cortometraggi degli anni 40 e 50, esistono dal 1943. In alcuni corti furono anche protagonisti in solitaria e dopo un lungo periodo di oblio in realtà la Disney li rilanciò con una serie televisiva di vasto successo anche da noi, che fu trasmessa tra il 1989 e il 1990 e che potete visionare per intero tra l'altro su Disney Plus. Appunto Chip e Chop, agenti speciali, questa serie alla quale questo film in effetti si riallaccia direttamente, ma non sul piano narrativo, perché non è un sequel della serie televisiva e nemmeno un reboot della serie televisiva e non è neanche una sua versione live action per il cinema. E allora che cos'è questo film? È un film in realtà dove Chip e Chop sono i due attori che all'epoca recitarono in quella serie televisiva, ebbene sì, proprio alla Zemeckis, e adesso però non sono più sulla cresta dell'onda e si sono separati. Chip ha scelto di riciclarsi
come agente assicurativo, quindi è uscito dallo show business, mentre Chop si è ridotto a tenere questo banchetto di memorabilia in una convention per nerd a Los Angeles, il FanCon, che è una limpidissima canzonatura del Comic Con di San Diego, naturalmente. E in questa convention, in realtà, notiamo che hanno trovato posto un sacco di vecchie glorie dimenticate, meteore silurate, miti di un tempo che sono prepotentemente ritornati di nuovo in voga grazie alla CGI. E com'è in realtà che un personaggio animato può diventare un cartoon digitale in questa Hollywood con un intervento chirurgico? Ebbene sì, e quindi non è qualcosa di naturale. E oltre ad essere permanente, certamente non è affatto indolore. Lo ha fatto ad esempio Baloo, come notiamo, e grazie al remake live action del Libro della Giungla è tornato a lavorare. E lo ha fatto Chop, e in questo modo è riuscito a crearsi una cospicua fanbase, appunto una fanbase abbastanza copiosa sui social network, ma non tutti in realtà sono riusciti a ributtarsi nella mischia. Ad esempio, non ci è riuscito un certo Sonic, ma non il Sonic a cui penseremo immediatamente, assolutamente no, un altro Sonic che non ha avuto la stessa fortuna proprio per colpa della furia cieca dei fan. E in quel momento io vi giuro che avrei voluto inchinarmi proprio per l'acume straordinario degli autori di questo film, un film dedicato in maniera accurata a tutte le vittime dell'industria dell'entertainment, che è un'industria che si serve delle proprie star, lo sappiamo, come fossero delle vacche da mungere, gettandole via come spazzatura da un giorno all'altro, spingendole al degrado fisico pur di poterci lucrare ancora sopra. Ne conosciamo tante di storie di questo tipo, purtroppo, attrici sfatte per colpa del botulino, enfant prodige ripudiati dalla stessa Hollywood che li aveva coccolati, come il villain di questo film. Ebbene sì, un villain assolutamente fenomenale, lo è graficamente, appunto i peli, la panza, ma soprattutto concettualmente, il ragazzo che non voleva diventare adulto e invece adulto lo è diventato e tutti gli hanno voltato le spalle. Che scrittura, ragazzi, che scrittura! Questo è un film che assorbe visibilmente la lezione di Roger Rabbit e potrebbe addirittura essere proprio il sequel di Roger Rabbit. Narrativamente non è escluso, e non solo perché c'è anche Roger Rabbit in cameo, ebbene sì, ma soprattutto perché è un film che sprizza Zemeckis da ogni poro. Vi ricordate ad esempio di Betty Boop, che era finita nel dimenticatoio a causa dell'arrivo del colore proprio in Chi ha incastrato Roger Rabbit? Ebbene sì, perché anche i personaggi disegnati possono essere trattati schifosamente dal corpaccione hollywoodiano. Ce l'ho dimostrato di recente un film come Space Jam New Legends, che ha offerto un servizio vergognoso ai mitici Looney Tunes, dando vita peraltro a una cozzaglia di fanservice appiccicoso come non mai, ma in realtà lo sta dimostrando la stessa Disney, lo sappiamo, ostinandosi ad infangare la memoria dei suoi cartoon più amati con questi rifacimenti dal vivo che troppo spesso hanno fatto rimpiangere gli originali. E infatti, da questo punto di vista, questo film suona anche come un mea culpa, come una missione di colpevolezza da parte della casa di Topolino, ed è un film che proprio per converso dà prova di come la tecnologia digitale possa essere utilizzata per meravigliare e anche per meditare sul ruolo stesso del digitale e dell'animazione nel cinema di ieri, di oggi e di domani. Perché al contrario di Space Jam New Legends, che si appiattiva sostanzialmente sulla Warner e che fra l'altro usciva anche dal recinto dell'animazione, questo film non contiene soltanto citazioni dal catalogo della Disney, e questo allontana di parecchio effettivamente i sospetti di autopromozione indiscriminata, ed è un film che soprattutto riassume tutto l'immaginario audiovisivo dei cartoni con un brio, con una
perizia e anche con una complessità davvero impensate, non eccesse, non immense, ma sicuramente impensate, e questo mediante che cosa? Una sequela inesauribile di camei, talmente tanti che non sono sufficienti due visioni, ma nemmeno tre, per recepirli e riconoscerli tutti quanti, talmente tanti certo che distolgono anche l'attenzione dalla narrazione a volte, talmente tanti da saturare l'orizzonte estetico del racconto, ma è solo perché il film non si sottrae al confronto con quello che è il postmoderno dei nostri tempi, un postmoderno sovrabbondante, dove, come dire, la carne in eccesso viene quasi sempre sfrondata, eliminata o peggio reimpastata in maniera terrificante, come accade proprio nel film al merchandising invenduto di Shrek, riconvertito in che cosa? In cabine gabinetto, e questo dice tutto. E siccome parliamo di Hollywood e quindi anche di grandi major, questo processo di riconversione, di eliminazione non può che essere industriale, e fa i suoi danni, ad esempio relegando i personaggi della primissima motion capture in questo luogo che si chiama Valle Perturbante, in quanto abitato da personaggi strani, con uno sguardo che ti mette profondamente a disagio, come i personaggi, tra l'altro, dei primissimi film di animazione diretti a Robert Zemeckis nei primi anni 2000, Polar Express, La Leggenda di Beowulf, A Christmas Carol. Zemeckis fa capolino anche in questo, lui che è sempre stato un pioniere del cinema del futuro, in primis proprio quello animato, ma il film in realtà raggruppa tutti gli stili di animazione, tutte le tecniche dell'animazione cinematografica, esplorandole con una classe visiva invidiabile. Il disegno animato tradizionale, di cui è ripercorsa praticamente l'intera parabola, la CGI cartunesca, il digitale fotorealistico con i suoi mostri tipo Cats, la performance capture degli inizi appunto, l'animazione a passo 1 in plastilina, i pupazzi in stile Muppet. Capite bene che un film così è un film che porta l'idea stessa di tecnica mista ad acquisire dei contorni meta mai prima d'ora così teorici, nemmeno con Roger Rabbit. Questo è un film lucidissimo su ciò che è l'immagine oggi, ovvero appunto il simulacro di un simulacro. Un simulacro che però è un simulacro particolare, è un simulacro photoshoppato, perché che cosa succede se tarocchiamo le immagini delle icone del passato? Che cosa succede se pompiamo, ad esempio, gli addominali di Garfield? Che cosa succede se incolliamo le orecchie di Dumbo ad un altro personaggio? Oggi esistono un sacco di app, lo sappiamo, che ci permettono di generare selvaggiamente questi mashup, questi remix, questi collage, ma l'immaginario ne esce modificato, inevitabilmente. L'immaginario non è impermeabile a tutti questi processi, e se questi processi, tra l'altro, cominciano ad essere alimentati anche dall'industria stessa per cercare di cavalcare le nuove mode, è un problema. E quindi questo si rivela essere un film a difesa degli originali, quindi contro lo snaturamento della creazione artistica e contro la manipolazione indesiderata e sconsiderata dell'immaginario, sia da parte degli spettatori che da parte dei detentori dei diritti. E quindi questa macchina per i bootleg è una macchina orrorifica, ma non così diversa da quella per la CGI, come fa notare Chop. E quindi l'ibridazione è fatta anche di zone d'ombra, è fatta anche di terrificanti immagini. Frankenstein lo testimonia, il corpo stesso del cattivo del film, colpito da questi raggi che lo trasformano in un mostro meticciato, fatto di pezzi di altri cartoon. E come Roger Rabbit, in realtà il film ha un'anima solare e ludica che non gli impedisce di infilarsi nei corridoi retro del noir chandleriano, guardando in particolare al lungo addio di Robert Altman,
E poi lo humor, questo humor effervescente che è diretta emanazione del gruppo The Lonely Island, questo terzetto di comici americani formato da Akiva Schaffer, che è in questo caso il regista del film, da Andy Samberg, che doppia Chop in originale, e Jorma Taccone. Tutte queste trovate che davvero si sprecano, e almeno una ve la devo assolutamente menzionare, ovvero gli uccellini, questi uccellini che si svegliano nel cuore della notte. Perché? Perché qual è il loro lavoro? Andare a girare intorno alle teste di chi ha preso una botta, appunto, lo sappiamo, nei cartoni animati succede sempre, cioè rendetevi conto dell'arguzia proprio che si cela dietro a un prodotto come questo in ogni aspetto, per non parlare dei film, i film hollywoodiani di cui vediamo i manifesti per le strade di Los Angeles più improbabili che mai, ad esempio un remake al femminile di Mr. Stubfire con Mary Streep protagonista, in uscita solo in streaming fra l'altro, poi una versione di Fast and Furious con i bambini, una rilettura Lego di Les Misérables e soprattutto Batman vs. E.T. Ragazzi, e qui c'è tutto Zemeckis, vi ricordate lo squalo 19 in Ritorno al Futuro parte seconda? E Chip e Chop, direte voi, Chip e Chop in realtà non ne escono affatto affossati, e il pericolo era dietro l'angolo, considerata la quantità di materiale che hai messo in campo. E, tra l'altro, veniamo anche a scoprire come è nata la loro coppia e su quali fondamenta, grazie a un prologo delizioso che avrà anche un'ulteriore propaggine di svelamento, un'ulteriore agnizione nel finale del film. E diciamo, sono sostanzialmente una vecchia coppia di amici litigarelli, un po' come Stanlio e Ollio nel tenero biopic di qualche anno fa, dove erano interpretati da Steve Coogan e John C. Reilly. E anche la causa degli attriti di questa coppia è molto simile, ovvero la scelta di uno dei due di girare qualcosa per conto suo, come Ollio, che appunto accettò di recitare in un film in assenza del collega. Ollio sposò Mattacchione e quell'episodio contribuì a deteriorare il rapporto tra i due, ma abbiamo anche in realtà degli elementi da Looney Tunes Back in Action, perché Chop è stufo di fare da spalla comica a Chip, è stufo di fare il buffone e lo stupido della coppia, è stufo di dover sempre essere lui a beccarsi i tubi in testa, un po' come Daffy Duck era stufo di fare la spalla scema di Bugs Bunny nel film di Dante. Quindi è anche una storia di riappacificazione, come in effetti se ne sono viste tante. Ma i due protagonisti sono comunque abbastanza simpatici, e inaspettatamente anche Raul Bova e Giampaolo Morelli, che li doppiano in italiano, sanno essere efficaci e misurati. E in realtà, a proposito di doppiaggio, c'è anche una gag su Seth Rogen e sui tre personaggi più celebri da lui doppiati nel corso degli anni, che appaiono tutti in un'unica inquadratura. Ebbene sì, e sempre a proposito di doppiaggio, in realtà scopriamo anche che le voci, le vocine stridule di Chip e Chop non sono le loro, fanno parte dei personaggi cinematografici che avevano messo in scena, tra le altre cose. Quindi anche questo è molto apprezzabile. Ottimi anche i comprimari su tutti, questo capitano di polizia in claymation, ma c'è anche una poliziotta che è diventata detective su stimolo della serie televisiva di Chip e Chop, quindi è questa che dovrebbe essere la missione d'oro dell'audiovisivo: essere di ispirazione, fare da stimolo alla fantasia e da stimolo anche alla realtà. E allora, questo reboot si farà, non si farà, ma certo che si farà. E va detto anche però che al film non frega nulla di raccontarlo, è solo una postilla sui titoli di coda, quindi anche questo è apprezzabile. E allora divertitevi a scovare tutti i camei di questo film, che fra l'altro non sono mai prevedibili, mai scontati. Quasi sempre si tratta di personaggi meno noti, personaggi secondari. Proprio questo, sono tutti da gustare. E allora, per Chip e Chop Agenti Speciali, il mio voto è 7. Assolutamente un bellissimo film, non perfetto, ma assolutamente un bellissimo film.
E purtroppo mi tocca chiudere con una nota di amarezza, perché questo film è l'ennesimo che non ha potuto godere della pienezza del grande schermo. Ebbene sì, perché è stato distribuito direttamente su Disney Plus una decina di giorni fa e la rabbia è davvero tanta, perché, cioè ragazzi, veramente non si poteva optare per un'uscita anche in sala, e quindi resta l'incazzatura, ma speriamo che almeno l'uscita in un video non venga pregiudicata, almeno quella, vi prego. Allora, se avete Disney Plus, correte immediatamente a vedervi questo film. Io l'ho recuperato grazie a un amico che, appunto, davvero mi sento di ringraziare. E allora fatemi magari sapere la vostra, se questo film l'avete visto, sotto qui in un commento. Se volete iscrivetevi a questo canale, se volete appunto seguitemi su Facebook e su Instagram per avere ulteriori aggiornamenti sulle prossime video recensioni e anche per leggere delle mini recensioni scritte in abbinamento a quelle orali di questo canale di YouTube. Ci vediamo prossimamente con un'altra video recensione. Buona visione assolutamente di Chip e Chop, Agenti Speciali, bellissimo film, e buon cinema a tutti!